Chiamali zingari. Però attenti, non dirige solo la contraddizione. Per esempio, è molto importante, l'industria militare brasiliana lavora per l'industria militare nordamericana. Bene, però c'è una contraddizione. I nordamericani vogliono impossessarsi dell'Amazzonia. Il Brasile è un danno terrificante. In più, più il Brasile aiuta i nordamericani e quindi si adegua al Fondo Monetario Internazionale, più è costretto a pagare i debiti in una situazione sociale terrificante. Allora, nel concreto della realtà storica sorgono contraddizioni che rendono impossibile questa programmazione, che non toglie, per esempio, quello che si diceva anche l'altra volta, no? Nella situazione del capitale monopolistico, multinazionale, eccetera, il controllo da parte del capitale sui processi di formazione, anche sui valori, morale, eccetera, è molto più grande. Oggi veniva, che bella bandiera, non perché sono convinto, perché io come tutti quanti i giovani me ne credo, non me ne penso tutti uguali, ma mio padre era comunista, che non era comunista, giovani per me sono tutti uguali, a brutto senso. Per pregaria sulla tua situazione, puoi dire senza dubbio, oggi tutti i partiti esistenti non mi danno fiducia, questo è giusto. Puoi dire sono tutti uguali. C'è almeno la necessità di qualcosa d'altro se fai un'analisi. Dove sta la sudditanza all'epoca presente? Il fatto di ritenere che sia caratteristica dei giovani ogni fregazione. Qui che danno per me. Da dove si pensa che più giovane ne prendi? Ben fregione. No? Qui perché c'è questo, un salto logico, una contraddizione della logica. E poi è la classica forma di ignoranza voluta poi da... E cioè, un discorso buonissimo questo che si chiama, tanto sono tutti uguali, allora viene fatto questo salto qua, cioè, oggi sono tutti uguali, cioè all'interesse solo alla poltrona e altro, da, che ne so, da rifondazione comunista, se vogliamo, insomma, ai DS, questo e quest'altro. Quindi, quindi i comunisti quindi sono messi alla stregua del partito, della rifondazione, o addirittura dei DS, perché, comunque dell'opposizione a Berlusconi, questi i comunisti sono questi. E allora a quel punto non ritieni che, siccome questi non risolvono i problemi della disoccupazione, del salario, della libertà politica o quello che ti fa, allora viene visto sullo stesso piano il partito comunista e sovietico, anche perché con i dati delle cose che vengono raccontate si tra pro e contro, cioè, siamo là perché da quello che racconta. E poi comunque il partito politico non c'è più. E quindi non può rispondere. Mm-hmm. Allora, no, però non mi interessa, non c'è più. Sì, però sì. Si cava da inseguire in mandato. No, anche questo è sì, però appunto viene il concetto di comunismo viene scordato certo. da. Infatti, appunto anche la Pellegrini Ferri, no? Un esempio del fatto che tu puoi spuntare tutto difendendo a modo stanno. E anche là il bagagliato può parlare partito della fede. Allora sei stalinista, oggi hanno detto che noi siamo stalinisti perché non abbiamo fatto parlare i livelli. Senti, no, io volevo dire una cosa su quello che diceva Tiziano. Dice il capitalista prende il controllo del processo produttivo, però l'altra cosa che dove Marx insiste pure lo dirige, perché su sta faccenda della dirigenza ci hanno giocato molto, per dire il capitalista è un lavoratore come un altro con sua rosa. No, tu devi acquistare questo abito, non solo per Marx. Cioè tu devi capire a che livello si pone una certa opera. Qui Marx sta illustrando come funziona la fabbrica capitalistica. Sì. Non sta a livello del terzo libro del capitale, non sta a livello del sistema capitalistico in cui
cui il capitalista è un agente del capitale. E quindi qui è perfettamente corretto dire che il capitalista dirige il processo, approfondendo, invece non dirige nulla, perché approfondendo che succede? Succede che è il capitalismo che lo dirige. L'agente della Fiat può fare quello che gli pare, ma se il mercato mondiale dell'auto è dominato da due multinazionali. No, dicevo nel modo di produzione immediato. Appunto, allora bisogna capire a che livello Marx si pone. E a questo livello ha perfettamente ragione di dire che il capitalista dirige. Se tu sali di livello non ha più ragione, infatti lui dice che il capitalista è un agente del capitale, un personaggio. Proprio su quelle pagine che stai ricordando, Marx dice dirige e controlla. Si appropria del processo di produzione immediato e il suo compito è quello di dirigere e controllare. A questo livello. No, perché su sta faccenda del dirigere poi ci giocano sopra, perché dice il capitalista lavora, certo che lavora, però no, io sono stato sempre contrario, per esempio, che era un grande vignettista, Cox, che descrive i capitalisti tutti stravaccati, grossi, con cibo in bocca, con una donna nuda sulle ginocchia che bevono mangiare. I capitalisti non sono così, i capitalisti sono anche... non sono così. Nelle vacanze sono così, quando lavorano non sa che hanno vinti, però poi io non lo conosco, però va bene, ma l'attività, avendo nel loro sistema, loro hanno anche il compito, nel loro sistema io dico, hanno il compito di dirigere per dare il lavoro degli altri, questo siamo d'accordo. Nell'Ottocento. Perché la fabbrica è un grande sistema burocratizzato, quindi capitalisti distratti, manageriali, burocratici, sì. Cioè, che fanno tutto. Lui prende i soldi. No, questo... Ed è proprio quel capitalista del primo Novecento. È vero, io c'era un direttore commerciale che gli piaceva fare le teorizzazioni, allora diceva il compito del proprietario è solo quello di scegliersi dei buoni collaboratori, dice, poi torno brutto. Lui deve scegliere. Non è un lavoro semplice, però. Sì, ma quando noi diciamo lavoro, intendiamo lavoro che produce più valore. E quel lavoro lì non produce un lavoro. No, ma poi pure sul concetto di lavoro produttivo e improduttivo, poi c'è sta pure un'altra, perché fatto lavoro produttivo è quello che produce beni materiali, merci. Lavoro improduttivo è produce più valore. Improduttivo, almeno io da quello che ho letto lì, da quello che ho capito, dice quello che non produce merci. Per esempio il lavoro del poeta, dell'intellettuale, è il lavoro dell'intellettuale, del poeta, del letterato. No, se si vende è merce, se non si vende è un'altra cosa. Merce, anche se è merce, come si dice, non materiale. Beh, che c'entra? Il lavoro suo è produttivo, cioè, solo per noi è produttivo, però se lo pagano, quando lo pagano penso che è produttivo. No, no, non credo che sia così da facendo. No, comunque andiamo verso un po' tutta questa cosa, ma andiamo più avanti. Secondo me, Stefano, per chiarire dei punti e mi firma, però non è che poi tutti quanti dimo la nostra su quello che non è. Era questa. Io non sono d'accordo. Faccio presente perché in realtà ci siamo fermati